Dottor Antonio Contillo, direttore sanitario della centrale operativa 118, nuovi corsi di formazione per 60 utenti, di cosa si tratta? Dunque ogni anno ormai è dal 2012 che facciamo questo corso di formazione permanente, perché fra i compiti istituzionali della centrale c'è anche la formazione, perché non ci potrà mai essere un'organizzazione degna di nota se non c'è una formazione con tutti i corrispettivi. Per cui noi, come ogni anno, a novembre cominciamo questo corso di formazione continua e permanente, che comincia a novembre e finirà alla fine di maggio. Saranno 6 edizioni con 3 giornate per ogni edizione, dove si tratterà del percorso HAB dell'IMASCA, cioè dell'infarto, che è una delle patologie per antonomasia che è un tempo dipendente, per cui il tempo, meno tempo ci mettiamo per fare la diagnosi e portare in ospedale i pazienti, e più possiamo avere delle percentuali molto elevate di sopravvivenza. La provincia di Foggia, sicuramente dai dati che ci dà anche il Ministero, è fra le province non solo della Puglia ma anche d'Italia migliori da questo punto di vista per i percorsi HAB per gli infartuati. L'azienda ospedaliera ha un centro HAB per l'emodinamica H24, ma non soltanto l'azienda ospedaliera, anche San Giovanni Rotondo e l'ospedale di San Severo. Oggi la prima giornata è dedicata proprio a questa patologia, tempo dipendente come dicevo prima, e poi la seconda e la terza giornata sono dedicate ai retraining sui BLSD, cioè la defibrillazione per adulti, e retraining per la BLSD per pediatrico. Perché è importante, in quanto tutto il personale, sia aziendale sia territoriale, che opera nel sistema 118 deve essere sempre aggiornato per far fronte alle eventuali emergenze che possono sorgere da un momento all'altro. Quando si parla di 118 si parla di un pronto intervento, quindi l'importanza di intervenire tempestivamente e anche farlo bene per salvare vite umane. E certo, perché il 118 per antonomasia l'emergenza urgenza è come salvavita, nel pericolo della sopravvivenza della vita bisogna chiamare, ci vorrebbe anche dei corsi fatti alla cittadinanza per insegnare alla gente quando e come chiamare il 118, però è fondamentale, perché se il 118 non funziona bene purtroppo noi perdiamo molte chance. Sono stati ridimensionati molti poli ospedalieri nella regione Puglia, l'importanza di avere dei poli che sappiano intervenire in maniera tempestiva. Sì, più che altro non dei poli, ma un sistema e un'organizzazione che sappia mettere a disposizione dell'utente i poli ospedalieri, quindi penso si riferisse a questo, che siano sempre più e meglio attrezzati. Ormai non ci possiamo permettere più piccoli centri che non hanno attrezzature e che non siano in grado di poter soddisfare con la tecnologia tutte le esigenze, anche le più disparate, dell'utenza. I poli ospedalieri devono essere sempre più attrezzati e super specializzati, solo così noi riusciremo a far fronte a quelle che sono le emergenze. Tornando alla formazione, ciò che conta in un medico, un dottore, non è soltanto appunto la preparazione, ma soprattutto l'empatia che riesce comunque a costruire con il paziente. Sì, questo è vero, però da un punto di vista generale e clinico. Noi come 118 dobbiamo avere l'empatia, però nello stesso tempo dobbiamo essere risoluti ed essere fermi e capaci a distinguere quando c'è l'emergenza reale e a saper far fronte a tutti quelli che sono i sintomi e i segni che ci fanno capire della gravità della situazione.